Stiamo assistendo a un tentativo di rinviare la palla in tribuna, di non discutere con la commissione d'inchiesta che cos'è successo in Veneto nella seconda ondata. Noi abbiamo richiesto ancora la settimana scorsa, il presidente Zaia aveva detto di sì, una commissione d'inchiesta che indagasse su che cosa è capitato in Veneto nella seconda ondata, dalla zona gialla alle scelte sui tamponi fino al tema delle terapie intensive, come le scelte compiute nei mesi scorsi hanno impattato sull'andamento della pandemia della nostra regione. Nei giorni scorsi invece abbiamo visto una proposta di commissione d'inchiesta da parte della maggioranza che vuole scavalcare la nostra e discutere dell'universo mondo, della pandemia da febbraio dell'anno scorso fino a oggi, convocando l'OMS, il tentativo di non parlare di quello che è capitato in Veneto. È una forzatura pesantissima da parte della maggioranza nei confronti dei diritti delle minoranze, ma soprattutto dei diritti dei veneti di sapere che cosa è successo. Noi questo non lo possiamo accettare, per cui insistiamo e chiediamo una commissione d'inchiesta in consiglio regionale che vada a capire veramente che cosa è successo e accerti i fatti e le cause della elevatissima mortalità in Veneto nella seconda ondata.